tutti ragazzi. Allora, oggi faremo un po' di esperimenti fuori casa, mi raccomando. Allora, iniziamo. Allora, dobbiamo fare una roba alle mente. Allora, abbiamo fottuto un po' di roba da un ristorante di mia mamma. E ora facciamo un po' di esperimenti fuori casa, mi raccomando. Allora, versiamo un po' d'acqua. Ora un po' di foglioline. Un po' di foglioline. Poi. Allora. Che caldo io. Poi mettiamocene un'altra. Poi mettiamocene un'altra, no, poi basta. Allora, invece versiamo l'aranciata nella farina. Un po' di aranciata, un po' di coca. Un po' di, sembra la droga, vabbè, un po' di olio. Un po' di cucchiaino. E poi mischiamo un pochettino. Il rigurgitino che fa schifo, la purè di non so cosa. Magna. Poi ci mettiamo un po' di ketchup. Ma che qua si apre, dicevo. Allora, versiamo un pochettino, basta, poi magari ci serve dopo. State per vomitare, chiudete il video, perché questo è solo riscaldamento, mi raccomando. E stavamo mischiando la pappa reale. Mischiamo un altro po', assaggiamo magari dopo. E mettiamoci lo zucchero, intanto qua sta a mollo e la Madonna. Per renderlo più buono. Mi raccomando, se lo fate a casa non mangiatelo, che poi non dovete dare la colpa. È stato Filo Guido che ha fatto l'esperimento, se l'hai mangiato, io non me lo mangio perché sono di cazzo. Ok, ora versiamoci un po' d'acqua. Un fuso di menta, mischiamo un altro po', poi altro ketchup mettiamoci, va, non tutto mi raccomando, anzi tutto mi raccomando. Oh cazzo, buttiamo via, poi si raccoglie, vero, telecamera? In realtà uno scopo per sta roba non c'è, però è figo, quindi facciamo. Poi mettete una foglia di basilico, ci versate un goccino di Fanta che deve stare nella foglia. Poi dopo, se lo presentate a Masterchef, gli danno... Hai già vinto, cioè, se gli fai vedere questo hai già vinto tutto. Poi non è mica finito. Poi più là, che sennò... Due sigarettine di così. Scherzo, scherzo, un gioco di sini, ma là. Ecco, facciamo la cannata di bambù. Poi non è mica finito, Una fogliolina di basilico qua per rendere il tutto più bello, bello, bello proprio. E poi, infine,
E ci è uscito un goccino di coca per vedere come diventa. Mi fa la torta glassata. Ma infine ci va anche un altro po' di zucchero. Una montagnola così di neve per ricordarci un po' l'inverno. Mettiamo un'altra, va che non basta mai lo zucchero. Caduto, la metà è caduta, la metà è entrata. Vabbè. Ok, così sembra il polo nord. Poi ci versiamo un po' di olio. Così sembra che Babbo Natale ha pisciato sulla neve, perché a tutti scappano i bisogni di Natale. Poi ci versiamo il nulla. Che è se non versate il nulla, non ha senso questo esperimento, perché il nulla è l'elemento fondamentale. Poi ci mettiamo, se ci riuscite, un nasino di Pinocchio, un pezzo di naso di Pinocchio. Poi l'esperimento è finito. Sponsorizzato da La Stagione dei Piccoli 2017-2018, non quanto. Ops, bisogna posizionarlo bene. E infine, lo so che l'ho già detto, ma infine un po' figata. E poi infine un po' di acqua, un altro po' goccino, mi raccomando. Ma infine un goccio di coca e un goccio di Fanta, senza allagare la fogliolina, perché è anche bello. Devo ammettere che ho tirato a caso la roba, però è venuto anche bene. E guardalo, guarda, non è che vuole scappare lui. No, no, Stagione dei Piccoli, rimani qui. Voilà. Sembra tipo una verdura strana. Poi, guardate qua, infine, con l'olio, l'acqua, mettete tutti insieme, senza allagare quello che c'è attorno. E poi, se volete, se ci riuscite, lo fate raffreddare, che l'ho già provato. E tu raffreddi l'olio in una certa maniera, con della roba, diventa tipo gommoso. Cioè, non troppo raffreddare, oppure lo riscaldi. E poi, buttate via tutto. Non stavo per schizzare il telefono. Poi, quando avete buttato via tutto, vi accorgete che è caduta l'acqua. Quindi, cosa fate? La sniffate, perché è acqua e basilico, quindi è anche buona. E asciugate, perché sennò sono casi amari. Quindi, prendete un pezzo di carta e il naso di Pinocchio. Asciugate quel che avete fatto cadere. Intanto, degustate il soufflé allo schifo, che è molto buono. Però intanto mettiamo anche un goccio di qua, poi facciamo la pioggia, perché via la neve. Ecco, abbiamo finito in particolare tutto, gli ingredienti un po' alla casa, un po' no, e questo era la mousse di Natale. E questi erano esperimenti fuori casa, facendo un pastrocchio. E vi ricordo di commentare, iscrivetevi e mettete like. E ci vediamo al prossimo video.